Sulla web TV. Scusa. Ah, madonna, allora dobbiamo sentire anche cosa diciamo allora. Sì, beh, sempre, perché insomma il satellite è sempre in agguato, non si può mai dire, per cui... Eccoci, per cui, eccoli qua, guarda, di persona, di meglio... I cavalli. I cavalli. Attenti a quei due, attenti a quei due. Il gatto e la volpe. Pronti ovviamente non solo qua all'Internazionale di Grado, ma pronti per il simposio, sì. Che sarà non adesso, cioè sarà fra un po', però insomma già adesso ci sono le grandi manovre per organizzarlo. Sì, per questo grande evento che sarà il 31 marzo e il 1 aprile a Udine ed è la terza edizione, prima edizione partita 3 anni fa, e abbiamo coinvolto gli stili karate, jiu-jitsu, Krav Maga. L'altro anno c'è stato un grandissimo successo perché ci sono stati oltre 1200 partecipanti in queste tre discipline e quest'anno ci sarà la grande novità che allargheremo l'invito alle discipline, agli sport da combattimento, la Muay Thai, il Brasilia Jiu-Jitsu, la kickboxing, tutte queste discipline in forte crescita. Che poi è uno dei grandi appuntamenti qua in Friuli, perché a parte non ce ne sono tantissimi, per cui... Quelli che ci sono, hanno il loro peso, ovviamente. Sì, chiaro. Di questo tipo sicuramente il più grande. Come seminario multistile. Come seminario multistile. Certamente. Perché poi gli altri che ci sono più monofocalizzati. Sì, o sono di karate, o sono sport del ring. Cioè, questo veramente è un qualcosa che unisce un po' tutti. Poi, vabbè, qui siamo agli Internazionali di Karate, che insomma è un appuntamento storico. Certamente, da 26 anni. 26 per cui... anni. Voi avete già partecipato, insomma, più volte, immagino, qui a questo... Dal primo! Dalla prima edizione. Possiamo dirlo, visto che non siamo delle belle gnocche, per cui non abbiamo problema dell'età. Quest'anno c'è stata anche qua la novità che hanno fatto il primo villaggio, nella 26esima edizione, il primo villaggio arti marziali, che ha visto l'inserimento dei settori jiu-jitsu e self-defense, e quindi il prossimo anno c'è anche qua l'intenzione di andare verso la seconda edizione. Diciamo che è un po' un modello World Symposium, perché ormai tutti quanti stanno copiando questa idea di unire le varie discipline in queste bellissime giornate tra amici, tra maestri.